due delle tre autrici dell'Esile Penna, Fabrizia Ramondino, Liberaria Editrice. Siete delle ragazze piene di risorse. Allora, questa sera presentate questo libro, in particolar modo questa autrice famosa ma un po' dimenticata. A voi. Allora, io sono Silvia Scognamiglio, Maria Lucia Schito e con Giulia Morelli, che stasera non è qui, facciamo il collettivo di Misconosciute Scrittrici tra parentesi. Questa è la nostra prima fatica editoriale, che viene dopo 4 anni ormai di lavoro sulle scrittrici poco note degli ultimi 60 anni più o meno. E il lavoro è iniziato con un podcast letterario in cui noi appunto raccontiamo le vite di queste scrittrici cercando di ricreare le atmosfere delle opere che loro hanno scritto e prodotto. E Fabrizia Ramondino era una di queste la quarta autrice, la prima italiana di cui abbiamo parlato nel podcast. E grazie a Liberaria, ovvero Giorgio Antonelli della casa editrice Liberaria, è nato, diciamo, siamo riusciti a portare il progetto dall'audio alla parola scritta, quindi a un manufatto editoriale che è questo libro che ho scritto io con la cura di Giulia Morelli e Maria Lucia Schito, quindi di Misconosciute, ed è un libro in cui cerchiamo di percorrere la vicenda letteraria e biografica di Fabrizia Ramondino, che è un'autrice napoletana, molto legata al territorio campano, ma che ha vissuto molto anche all'estero ed è stata fra le autrici più importanti del Novecento. Come vi spiegate il fatto che un'autrice comunque nota, perché nei suoi anni ha avuto un riscontro importante dedicandosi anche al teatro e non solo, e poi questa dimenticanza, questo abbandono della sua opera, per così risposta. Dire non abbiamo certezze ovviamente al riguardo, però possiamo formulare delle ipotesi, diciamo. E lei per noi è un caso emblematico perché appunto è morta nel 2008, quindi sì, anche tanto tempo fa, e nel frattempo è completamente uscita dai cataloghi. Finalmente adesso stanno pazzi, si sta occupando di ripubblicare i suoi scritti che non erano reperibili fino a poco tempo fa. E in qualche modo le scrittrici tendono a essere messe da parte, diciamo, già in vita tendono a venire incasellate in quella che dovrebbe essere la letteratura al femminile, come se poi esistesse una letteratura al maschile corrispettiva, invece non c'è, ovviamente. Per noi concordo. Per noi non c'è, cioè la letteratura tu puro, ovviamente. Concordo pienamente. Quindi già in vita vengono in qualche modo messe da parte, ma poi post mortem, quando non possono più far sentire la propria voce, a maggior ragione vengono dimenticate, diciamo. Ovviamente non dall'Accademia, perché l'Accademia continua a studiarle con passione, sono uscite tante tesi di laurea, studi su Fabrizia Ramondino, e alcuni sono insomma anche in questo libro, ovviamente, però diciamo il pubblico tende a dimenticarsene perché non gli vengono più riproposte in qualche modo. Mi sembra di aver capito che avete utilizzato una formula particolare nel riproporre all'attenzione questa autrice. Possiamo entrare un po' più, certo, nello specifico? Allora, il libro, intanto, noi siamo partiti da un grande problema, diciamo, a monte, ovvero la scarsa reperibilità dei testi su Fabrizia Ramondino. Cioè, se ci si cerca su internet si trovano solo due testi editi da Einaudi, ora appunto Fazzi sta ricominciando a ripubblicarli, quindi se ne trovano un altro paio sul mercato. Ma Fabrizia Ramondino ha prodotto più di 20 opere di prosa, ha scritto poesia, ha prodotto teatro, quindi è stata molto prolifica. Quindi il nostro primo ostacolo, il nostro primo, come dire, la prima sfida da superare è stato reperire il materiale, i libri. Quindi questo è un libro molto pieno di citazioni, perché quando siamo riuscite a leggerli, a lavorarci, abbiamo pensato che fosse giusto far passare la sua vita, la sua biografia, il suo lavoro letterario attraverso le parole che lei ha scritto. Quindi noi facciamo un po' quello che facciamo nel podcast, quindi creiamo una cornice che introduce una persona che non ha proprio idea di chi siano queste autrici al pubblico, e cerchiamo di farli avvicinare alla loro opera e quindi a incuriosire al punto tale da andarli poi a leggere. Quindi il libro è costruito così. È una specie di introduzione a Fabrizia Ramondino. Vi lascio subitissimo, perché sono tante persone che vogliono ascoltarvi a breve, però mi incuriosisce la scelta del titolo, L'Esile Penna. Perché questo titolo? Molto accattivante, tra l'altro. L'Esile Penna in realtà è un verso di una poesia di Fabrizia Ramondino che lei scrisse nel 57, quando trascorse un periodo in Germania, aveva neanche 20 anni, era molto giovane, quindi era in una fase della sua vita molto particolare, e la cosa a cui lei si aggrappava, con la lontananza, la difficoltà di essere negli anni 50 nella Germania dell'epoca, era la parola scritta.
da la penna, e quindi in questa poesia si definisce l'esile penna che grazie appunto alla scrittura riesce a riversare i suoi turbamenti sulla carta scritta, sul foglio scritto, e a liberarsi in qualche modo, a salvarsi. Lara Mondino è sicuramente un'autrice particolare, sì, perché ha avuto una vita, era figlia di un diplomatico, quindi ha avuto la possibilità di girare e di vedere tante cose, e quello che mi ha colpito personalmente è il fatto che tutto quello che poi ha riportato nell'arte, insomma, in generale, che ha proposto poi agli altri, ha comunque una valenza sociale, non è mai fine a se stessa o un'espressione, come dire, legata alla propria persona, quindi questo la rende ancora più interessante. Ultimissima domanda, siete tre ragazze, anche se oggi siete in due, come lavorare insieme? Perché scrivere a più, già a quattro mani, è divertente ma sicuramente impegnativo, ma a sei mani? No, è molto bello. Io penso di parlare anche per le altre due, diciamo, siamo molto felici di fare questo lavoro in tre, perché in qualche modo ci aiuta, cioè ci aiutiamo a vicenda. Da me si dice, c'è un detto, si dice tienimi che te tengo, nel senso tienimi che ti tengo, perché dove non arriva una arriva l'altra poi, e questo scambio è continuo. Poi noi in realtà ci sentiamo tutti i giorni, quindi il flusso di informazioni, di idee è senza fine, veramente. Siete anche di regioni diverse, perché viviamo a Roma, però no, siete... io e lei viviamo a Roma, adesso Giulia vive a Milano, lei è locale. È proprio Campana, io sono pugliese e Giulia invece è emiliana. Sì. Allora io non posso che ringraziarvi, in bocca al lupo, e per la presentazione, grazie, anche per altre scoperte di altre autrici. Grazie.